tricolore idealmente srotolato dalla cima della montagna fino a valle, un tricolore fatto di fiaccole, di luci, di fuoco a riscaldare l'intera Via Lattea, che da lunedì ha accolto i 1500 atleti dei campionati sciistici delle truppe alpine. Giorni intensi per tutti, soprattutto per chi ha preso parte alla gara regina, la gara dei plotoni. Tra le 26 rappresentative, ad avere la meglio è stato l'ottavo reggimento alpini. Sono stati veramente molto bravi in tutte le gare, hanno dimostrato generosità ma anche tanta competenza e tanta tecnica. Non sono nuovi a questo tipo di competizioni, però sta diventando sempre di più una gara dove tutti si vogliono cimentare. 3 giorni di sfide in cui sono stati percorsi quasi 50 chilometri, oltre 2000 metri di dislivello con diverse prove. 3 giorni in cui è emerso tutto il vero senso dei casta. Siamo arrivati qua a testa bassa, sapendo di essere un gruppo giovane da collaudare, tutto creato quest'anno in pochi mesi. La neve è stata poca anche in addestramento, quindi adesso aver trovato questi risultati poi sull'ambiente vuol dire tanto per noi. Tutto serve per imparare comunque, a prescindere dalla posizione finale. Comunque sono attività che inducono una persona a imparare quello che significa andare in montagna e poi anche nel combattimento in montagna, perché noi siamo truppe alpine, giustamente dobbiamo saper far tutto in montagna. È difficile, riuscire a stare al passo dei maschi è molto difficile, anche in queste gare è tanto impegnativo, però lo spirito di gruppo è... Dopo, cioè, non c'è niente di... tutto fa più facile quando c'è il gruppo e è un'emozione. Oltre alla soddisfazione per il risultato raggiunto, l'ottavo reggimento ha avuto l'onore di ricevere i complimenti direttamente dal ministro della difesa Roberta Pinotti. Quando si parla dei giovani si parla del fatto che non hanno più ideali, che non hanno più valori, beh, basta stare un po' con questi ragazzi per capire che non è così. E vorrei dire, non è vero quello che a volte viene detto, arrivano a fare i militari perché non hanno altri lavori. C'è una scelta, a parte che oggi c'è una selezione importante e bisogna quindi essere bravi per farlo, però c'è una scelta vera che poi si vede soprattutto anche nei teatri, in missioni difficili, e questa preparazione è fondamentale. Sappia che gli alpini ce li chiedono in tutte le missioni, anche quelle magari nel deserto in cui non capiamo l'esigenza, ma poi ci spiegano che comunque questo addestramento è un addestramento che serve ovunque.